Buonasera a tutti, stasera propongo un bel panuozzo con salsiccia e friarielli. Poi ci sono le zippoline, frittoline, come le chiamate? Zippoline, non so. Scannuzzirli. Come? Scannuzzielli, fatti con. Semola di patate. Di patate, una cosa del genere. Adesso li andiamo a mangiare. Andiamo ad assaggiare. Addio. Buone. Questo è il menù da 20 euro a Napoli, cioè della provincia di Napoli, con una Pepsi da 1,5 litri. Questi sono due menù, perché un Vabbè, panuozzo viene 10 con le zippoline. diciamo due menù, giusto? Due panuozzi, diciamo così. Poi due pozioni o una. Due pozioni di fritturine, si dice. Mista di fritture, di fritturine, cipolline, questi qua, poi dopo andiamo ad assaggiare. Poi una Pepsi da 1,5 litri. Ah, due Pepsi da 1,5 litri. Due Pepsi da 1,5 litri. Una non l'avevo vista.
Questo non è il solito panuozzo, quello là che vedete sempre, cioè nel senso che è più grande. Sto al 1, 2, 3, al terzo pezzo. Mentre che il pacciello di Pasquale già l'ha finito. Mettiamo un po' di maionio. C'è un'altra là, eh. No, ma ci sta dentro, non l'ho nemmeno messa tutta. No, io mi devo far vedere. Mimì? È mai possibile? Devo mangiare così? Con questa telecamera addosso? Mimì, che c'è? Che vuoi? Ditemi voi se è normale. Un pezzettino di salsiccia, ha vinto lei. Io cedo due pezzi, sono rimasti, come anche Pasquale, Io li posso rinunciare. perché è troppo grande. Vabbè, però buttare comunque non si butta niente.
Zanzara. La prima cosa vado ad assaggiare questo. Andiamo ad assaggiare una zeppola. Un altro, come si chiama? Come si chiama? Canuzziello. Scannocchiello, così lo chiamano. Boh, poi se sapete un altro nome, non lo so. Dentro ci sono le patate, segola, come detto. Semola di patate. Semola di patate. Quello per fare la poletta. Riferito da Pasquale, quello ingredienti per fare la polenta. Ultima zeppolina, poi basta. Aspetta. Questo è quello che è rimasto, le zeppole e due a testa, però ripeto, non si butta niente, perché vengono mangiate. Con questo vi auguro buona serata. Buongiorno, buon pomeriggio quando lo vedrete, qualsiasi orario. Spero che vi abbia tenuto compagnia, abbiate sentito, scusate, un po' di ASMR. Per questo vi saluto, ciao ciao.